È stata una richiesta che abbiamo ritenuto di soddisfare immediatamente. C'è da dire che l'amministrazione ha una vicinanza verso questa struttura che sente come una struttura che è parte della città. Già altre volte avevamo, diciamo così, organizzato momenti di vicinanza e di solidarietà con altre iniziative. Questa è una bella iniziativa che serve sia per impolpare la biblioteca del carcere e sia per continuare a ricordare alla città che qui c'è una struttura dove le condizioni di chi vi è ospitato sono veramente non buone a causa del sovraffollamento. E quindi è un modo per far sentire la città vicina, continuamente vicina anche agli operatori di questa struttura. Arrivano oltre 300 volumi dal comune di Mantova, quindi dopo i frigoriferi, un altro gesto importante dell'amministrazione mantovana. Sì, ci tengo a ribadire l'impegno di questa amministrazione per l'istituto penitenziario cittadino, quindi subito dopo l'insediamento, forse uno dei primi pensieri per il sindaco è stato quello di fornire l'istituto di alcune celle di frigoriferi. L'iniziativa ha avuto un grande successo, tant'è vero che poi sono stati coinvolti altri enti e oggi tutte le celle dell'istituto sono dotate di frigoriferi. Quindi è un atto che io ringrazio ancora il sindaco per l'iniziativa che ha avuto all'inizio. Adesso è iniziato il percorso con la richiesta da parte di alcuni detenuti di libri per la biblioteca, un aggiornamento dei libri in biblioteca. E insieme alla Curia oggi sono arrivate sui 300 volumi che poi saranno catalogati dagli stessi operatori della biblioteca e spero che si instauri un contatto diretto tra la nostra biblioteca e la biblioteca comunale in modo tale che ci sia questa richiesta reciproca di volume, perché la richiesta al di là di tutto c'è molto, molto cioè i detenuti richiedono molti libri per la lettura, perché del resto rimane uno dei pochi sfoghi che all'interno della struttura penitenziaria, avendo poco spazio a disposizione oltre alla palestra e cortile da passeggio, rimane la lettura come luogo di passatempo. Insomma, direttore, alcuni problemi ovviamente rimangono, però piano piano si sta avviando. Sì, è vero questo perché stiamo vissendo ancora il dramma del sovraffollamento, grazie al cielo adesso siamo scesi un po' di numero, comunque siamo sempre oltre la capienza ufficiale, però i problemi man mano vengono risolti e queste iniziative servono anche ad aiutarci a risolvere in modo più veloce forse le problematiche che stiamo vivendo in questo momento.